E come promesso ci troviamo a Mandello dell'Ario con Gaspare De Lama e Prem. Allora, sono tantissime volte che ti avranno chiesto di fare interviste piuttosto che rilasciare considerazioni sul caso amicizia. Ti chiediamo di farlo per l'ennesima volta anche Ma con certo, noi, volentieri. perché ci sono tante persone che, nonostante sia stato un fenomeno veramente conosciuto e particolare in Italia, ci sono persone che ancora non lo conoscono. Ci puoi dire velocemente la tua esperienza e di che cosa si tratta per quei pochi che non lo sanno? In quel caso amicizia è cominciato nel 1956, è finito nel 1978. I componenti, è forse l'unico, non so se sono inesatto, non lo faccio apposta, ma credo di poter dire con una certa sicurezza che è l'unico caso di contatto avuto tra alieni e un gruppo di persone e non un solo contattista, perché eravamo in 20 circa. C'era uno psichiatra, io sono pittore, mia moglie è pittore, casalinghe, avvocati, c'era un magistrato, un ingegnere, Della insomma. tua famiglia eravate in tre, vero? Io, lei e mia mamma, sì. E siete entrati insieme nel Siamo gruppo? entrati insieme, sì, siamo entrati insieme, tutta gente che è entrata volontariamente, non dovevamo dire niente a nessuno, non era perché la gente lo sapesse, avevano dei compiti precisi. Allora era l'epoca della guerra fredda tra Russia e America, c'era il pericolo di una guerra ulteriore atomica e hanno fatto in maniera, con i loro mezzi a noi sconosciuti, psichici e tecnologici, di far sì che il pianeta non incorresse in una Guerra. seconda guerra atomica. Naturalmente lasciando libero arbitrio, però al limite del libero arbitrio, e noi abbiamo concorso con i nostri atti, non dico d'amore perché sarebbe una parola spropositata, ma Un aiuto. di aiuto, i nostri atti positivi, ecco, diciamo positivi, secondo i loro consigli. E le loro richieste, le loro degli extraterrestri, abbiamo concorso a far sì che loro potessero mettere in pratica questo aiuto alla Terra, che è finito poi con la caduta del muro di Berlino, al quale hanno coadiuvato. L'idea è partita dai terrestri, dai politici terrestri, però una volta che il nostro libero arbitrio aveva tentato di far cascare il muro di Berlino, loro si sono adoperati molto, occultamente, in maniera lecita, non anche lì senza intaccare il libero arbitrio, ma hanno fatto così sì che il muro Senti, voi come avete conosciuto questo caso, questo gruppo. gruppo di persone? Sì, allora in una maniera. Ah sì, c'è stato su un giornale c'è stato un articolo di Bruno Ribaudi, che è un giornalista famoso anche allora, ha scritto molto anche per l'UFO così. E allora sono venute fuori, c'era in questo articolo delle fotografie molto belle di UFO. Allora lui si è incuriosito, Gaspare, e ha voluto scrivere non a lui, ma No, alla redazione, ho scritto a lui, ma spedendolo alla alla redazione perché non sapevo redazione, neanche dove abitasse. appunto. E gli ho scritto, mi è venuto di getto, ho visto la sua fotografia, erano tre UFO, piccoli, ma di modello leggermente diverso, a 20 metri sul litorale di Pescara, di giorno. Io sono pittore. Le luci sull'UFO, il sole, i riflessi sulle nuvole, sulla spiaggia, ho detto, queste sono vere. E ti eri già interessato di fenomeni UFO o cose del No, genere? come no?
No, nel senso che non avevo letto niente, però mi interessavo così. Non era possibile perché non scrivevano sui non c'erano giornali. Ancora libri, non certo, c'era niente. Certo. Però noi avevamo la passione da passione, tanti però anni. Non, ecco, non avevo letto bocca niente. Della verità. Sì, tanto. Quindi non potevo interessarmi perché non c'era sì, niente. Sì, non eri esperto, non avevi approfondito. Il primo avvistamento ufficiale era quello di Kenneth Arnold, questo... industriale che aveva il suo aeroplano e lì lui per la prima volta ha visto questi una squadra di UFO, sì, una squadra un sei UFO così e l'ha detto ai giornalisti e lì tutto il mondo ha saputo che c'erano lì, i dischi volanti e tant'è vero che insomma c'è stato un boom. E si pensava che venissero da Marte perché Marte i famosi marziani era già lontano. Una cosa che può essere interessante penso io è che quando io ho scritto questa lettera per Ghibaudi mandandola alla redazione sì. L'ho scritto, me lo ricordo ancora, potrò sbagliarmi qualche parola ma non di molto perché era breve, mi greggio dottor Ghibaudi, ho letto il suo articolo molto interessante, la sua fotografia dei tre, allora non si chiamavano UFO, non era stato coniato ancora il termine UFO, i tre dischi volanti, sulla spiaggia di Pescara, una fotografia che mi è piaciuta moltissimo, penso che questi esseri, penso giù di lì, siano qui per aiutarci, basta, punto. Poi l'ho riletto, ho detto una lettera un po' scema, non dice niente, cosa gliela spedisco a fare, chissà quanto. E stavo per stracciarla. Poi ho detto, no, non la straccia, l'ho scritta, penserà quello che pensa. Ormai la mando. Non è una lettera di insulti, per cui... Certo. E gliel'ho spedita. E dopo per rispondere alla tua domanda fino in fondo, dopo due o tre giorni ricevo una telefonata di Baudi che dice, ho ricevuto la sua lettera. Senta, io abito ad Asti, abito in Piemonte, non qui, devo partire tra due o tre giorni, però vorrei incontrarla, parlare un attimo con lei, è possibile? Ma certo, stasera può? Ma sì, allora vengo stasera, ma certo. Ma tu all'epoca dove abitavi? Abitavo a Milano in piazza Giulio Cesare, okay. Dove c'è l'ingresso della Fiera Campionaria. Ho capito, quindi lui è venuto a Milano. È venuto a Milano, c'eravamo io, lei e mia mamma. Ha ragione. E molto garbato, molto spiritoso anche, parlava molto bene, simpatico, brillante. Mi ha parlato poco del più del meno e poi siamo entrati subito. E mi parlava di loro, ma non come contattista, così come appassionato. E abbiamo parlato di loro... come tre, lui la sapeva più lunga, noi meno. Diceva delle cose che io dicevo, ma come fa a saperlo? Come fa a sapere certi particolari? Ma lui diceva, mi sono interessato. Poi è stato lì una seconda volta. Nel frattempo siamo stati guardati, tra virgolette, dalle basi e dall'alto. Sì. Penso, ma l'hanno detto dopo, per vedere se eravamo... Idonei o no. Ecco... ci hanno reputato abbastanza pazzi e la seconda volta lui è venuto sempre per appuntamento e vengo lì che parliamo ancora, ma certo, volentieri, invece ci ha detto tutto e ci ha detto che era in contatto, che c'era un gruppo e se volevamo entrare e noi, ma chissà, no abbiamo detto subito un sì commosso eccitati. E ci ha portato da Bruno, il quale Bruno, ma finisco, Bruno mi ha detto comprati una radiolina portatile e tienila sempre per te perché con te comunicheranno per radiolina. Io sono andato un giorno dopo in un negozio di elettrodomestici, l'ho comprata, l'ho portata da Bruno, l'ha messa su un tavolino di fronte a me, si è sentito un choc forte, è venuto fuori una fiammata, probabilmente un effetto per la mia credibilità, per la mia soddisfazione, non credo che la loro tecnologia comporti fiammate o che... E mi ha detto, ecco, è pronta, l'ho presa in mano, si è accesa da sola
Sigi mi ha subito parlato, ha detto ciao Gasparone, ricordati sempre che non siamo né perfetti né infallibili. Ciao, a presto. E mi ha sempre parlato, si accendeva da sola, io per divertirmi cambiavo canale, cambiavo le frequenze, parlava sempre loro, poi comunicavano con noi certe volte per televisione, si interrompeva il programma della televisione, entravano loro, parlavano. E certe altre solo volte, in ambito audio o anche video in televisione? Certe volte anche visione, sì. Ma non loro, non loro, facevano vedere dei dischi volanti. Ok, loro, voi li chiamate loro, ma si erano presentati come una razza specifica, vi hanno dato delle indicazioni, sì, sì. Chi erano, come si sono presentati Acri. A te, a voi? Dunque, Acri, sì. Era, nelle basi erano quattro razze, i cosiddetti, quelli che noi chiamavamo 56, che erano alti 2,5 metri, di tipo nordico, biondi, come noi, belli, diciamo sul tipo svedese, tanto per... Sì, 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 sì. Poi c'erano gli uomini piccoli, che erano alti sugli 80 centimetri, un metro al massimo. Proprio piccoli. Sì, però non con la testa grossa. No. Tutto in miniatura, ma le proporzioni come i nostri. Okay. Molto simili a noi, però piccolissimi. Poi c'erano quelli che noi chiamavamo i giganti, che erano alti sui 4 metri, piuttosto bruni, però non dissimili da noi. In ecco. Giro non si faceva se non per altezza. Non si facevano vedere perché erano troppo grandi. Sì, e poi dopo c'erano quelli che noi chiamavamo il popolo blu, perché avevano dei riflessi alle volte della pelle leggermente blu. Ma noi i cinesi li chiamiamo il popolo giallo, che non è giallo, ecco, una cosa sì. così. Erano questi quattro popoli. In ultimo si è raggiunto il popolo delle stelle, che erano anche presso poco come noi, il quale capo era Rea. Io ho parlato con 8 di loro, sempre o per telefono radio. O per radio, o ascoltando tramite interferenze televisione, di televisione. Ma al 99% era sempre la radiolina. Ed erano una di queste quattro razze di solito che comunicava con te o tutti quanti? Quasi sempre Sigi. Quasi sempre Sigi, poi io... Sigi era uno di quali di queste? Bucci 56. Che erano quelli nordici, diciamo, sì, di 2 metri. Sì, 2,5 metri. Ecco. Quelli lì, non i giganti, no, e non no. quelli piccolini e non quelli blu. Ecco, Sigi era il capobase e okay. un loro dottore. Sì. Ecco, però quanto a malattie... non ne hanno più di malattie fisiche, possono al massimo avere un po' di depressione, proprio la loro malattia più grave può essere una leggera depressione. Ho capito. Caratteriale, ecco, guaribile sì. subito, non hanno più, hanno tanto le malattie al 100% sono psicosomatiche. Certamente. Per cui loro sono armonici. Armonici. Per cui malattie... E poi si cambiano le loro cellule quando sono, c'è il ricambio sono di cellule. Vecchie, le rinnovano. Rinnovano, perciò loro la malattia... Sì, non sanno certo. cosa sia, vivono certo. fino a 3.000 anni, però rinnovabili, però sì, ripetibili, rinnovabili. Sì, sì. Ecco. Però in genere in 3.000 anni hanno fatto tutto un percorso per cui hanno... ottenuto tutto quello che di animico è valido per un balzo superiore di dimensione, per cui anelano andare in una dimensione superiore. Sì, sì. Per cui malattie non ne hanno, la morte potrebbero vivere 15.000 anni, ma dopo 3.000 sono già dati per un balzo e allora queste stanno informazioni... delle stanze con delle... invento io i termini, con dei macchinari, sì. ma non sono veri e propri macchinari, che aiutano un trapasso, salutano gli amici allegramente, si siedono su queste poltrone, chiamiamole poltrone, e trapassano allegramente, vanno. Poi loro non hanno paura di morire, come l'abbiamo noi, perché loro si ricordano tutte le vite passate.
certo. sanno che con un trapasso arriveranno a un'altra vita di dimensione superiore. Sì, per loro la morte è come tu hai paura di andare a letto a dormire, eppure ti annulli, eh? Ma l'hai fatto mille volte, anzi ti arrabbi se non riesci a prendere sonno. Quindi per loro morire e dormire è la stessa cosa. Sì. Ma queste informazioni le hanno date a te tramite la radio? A noi del gruppo. A voi del gruppo, perché anche gli altri comunicavano con noi. Sì, perché si chiedeva tante cose, abbiamo chiesto, dalle più stupide alle certo. ma quelle un filino più intelligente. Però c'era qualcuno che andava anche nelle basi, mi dicevi, sì, vero? Sì. Qualcuno del vostro gruppo. Sì. Ci spiegava come erano le basi, come erano i loro macchinari. Ma ecco, una cosa che mi ha fatto, che non mi dimentico più, figuriamoci, noi abbiamo i telefonini, abbiamo dei computer piccolissimi, figuriamoci se loro non sanno lavorare nel piccolo. Certo. Fanno di quelle, ecco, possono avere delle macchine 100 volte più piccole delle nostre, dei computer. Sicuramente. Ciononostante, Franco mi spiegava, viveva Franco nelle basi, mi ha dato un esempio e mi ha detto che hanno delle auto, delle macchine, chiamiamole macchine, che sono grandi invece, 3 metri per 3, non da poco, complesse, che salgono per 2-3 metri sempre con leghe di metallo, quello che sia, con leghe solide. Poi piano piano queste leghe, queste macchine, la lega si fa più vaporosa, sempre più eterea, diventa energia organizzata, invisibile ai nostri occhi, ma la macchina continua. Sempre più con energia più sottile, organizzata, e esce persino dalle basi, dalla terra pianeta. Che sono macchine fatte, lo scopo non potevamo capirlo, ma per l'aiuto alla terra. Bellissimo. Sì. E vi hanno anche spiegato come fanno a rendersi invisibili, vero? Sì, mi hanno spiegato come fanno a rendersi, però mi hanno spiegato un loro metodo antichissimo, sì. lasciato perché probabilmente aveva qualche controindicazione, avranno scoperto qualcosa di meglio. Quindi i metodi ultimi non li so, sono un metodo di non so quanti anni fa, ecco, per esempio, il mio viso è un disco volante, mettiamo, io non voglio farmi vedere da te. Allora, di dietro c'ho delle fotocellule che fotografano a 360 gradi tutto quello, il lago che tu vedi, mm-hmm. le montagne, davanti ho delle cellule, chiamiamo, che proiettano a fotoni luminosi, colorati, in collegamento con le cellule dietro, tutto quello che è stato visto lo ripropongono qui. In pratica io ho davanti un telone che ripete con la stessa profondità, anche spostandomi, tutto quello sempre che c'è di dietro. Per vedermi dovessi andare alle mie spalle e vedermi, ma se stai lì non mi vedi. L'ho spiegato in parole molto povere. No, ho capito. Però se non viene messo a 360 gradi, ovviamente c'è un lato in cui si vede questa cosa e dall'altro no. Se invece fosse proiettato a 360, a quel punto non lo vedi mai, vedi sempre la proiezione di quello che c'è quello dietro. Vedi il paesaggio. E voi quando facevate delle foto, perché c'è tanto materiale, no? Sì. Fotografie di oggetti volanti, eccetera, erano, mi dicevi, su appuntamento, vero? Sì, appuntamento. Sì. Sì, perché... Cioè vi dicevano alla tale ora... tal giorno ci vedi. Trovatevi là. Ecco, treno, piccolo particolare. Treno, per esempio, ti hanno fatto scegliere a te. Scegli tu un posto dove non ci siano tralicci. E le case. E case. Per un po' deserto, insomma, un posto un po' deserto. E infatti ha trovato Treno, che era a Milano. Pochi chilometri da Milano. Però certe volte andavo, il disco si vedeva, e la radiolina diceva, ecco fotografa adesso. Io prendevo la radiolina e il disco scompariva. La radiolina? Prendevo la macchina fotografica e il disco scompariva. E Bruno diceva, fotografo lo stesso. E anche la radiolina diceva, Gaspare, se non ci siamo, fotografa lo stesso. Ma dove? Dove vuoi tu?
Io fotografavo, poi andavamo a casa a sviluppare e c'era dentro la fotografia. Sì. Certe volte invece c'erano, fotografavo, andavo a casa e non c'era niente. Qualche volta facevano questi scherzi per far vedere quello che potevano fare. Ecco, certe, per farvi capire un po' la situazione. Sì. Ma secondo quello che dicevano loro, perché vi hanno contattato? Perché hanno cercato di creare questo gruppo? Avevano bisogno dell'Uredda. Uredda. Era la loro parola per dire amicizia pura. L'amicizia pura al di là di ogni altra ragione, se non l'amicizia per l'amicizia. Ur, in sanscrito, è la radice di luce. Uredda è l'amore incondizionato nella loro lingua. Okay. Ur in sanscrito, ecco, mi hanno detto loro, ma io te lo dico pari pari, che il sanscrito non è la lingua antica terrestre, è la lingua antica galattica. Ah, che bello. Io te lo dico. Ti come... arriva da quello. Sì. Ecco, bla 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 bla. E noi ripetiamo bla bla bla. Così è una nozione come un'altra. Certo. E questo amore, questa amicizia, questa forma di energia positiva doveva essere generata dal vostro gruppo? Da noi, ma siccome l'amore è una parola che, insomma, metterla in pratica, essere l'amore è una cosa così... non è ancora la nostra portata, in questa dimensione perlomeno tra di noi non c'è ancora. Sulla terra è difficile. Però l'intenzione, loro si accontentano, anche perché ci facevano fare delle cose, magari vai là su quella collina, stai là 3 ore. Per noi. Ecco, per noi. E allora noi eravamo disponibili. Bastava quell'atto lì, per loro era un atto d'amore. Non c'era. Una fiducia, un'ubbidienza, ecco. Un qualche cosa che facevamo anche senza capire bene il meccanismo, sapevamo che era per il bene della terra. E lo facevamo con gioia, perché l'amore, detto da loro, è una parola, cioè ci hanno detto cos'è l'amore per loro, e mi hanno detto l'amore è quando tu non ci sei più e ci sono solo gli altri. Buonasera, io non ci sono. E poi hanno detto un'altra cosa che ha detto anche Osho, hanno detto l'amore comincia dove finisce la logica. Ecco, siamo troppo, buonasera. Siamo troppo razionali. Buonasera. Ecco, noi abbiamo preso da Cartesio, si vede. Il nostro ego poi è tutta logica. È tutta logica. La mente è la sede dell'ego, perciò noi siamo molto mentali. A loro ci bastava poco, ci bastava... Sì, vado, ecco, per loro era un gesto d'amore. La fiducia. E poi loro battevano molto sull'unione, siate uniti. Perché come è unito tutto l'universo. L'unione di voi come gruppo anche. Sì, ma siccome è tutto un'unione, perché anche adesso con la quantistica si sa che l'universo, le particelle, tutto quanto è unito. Certo. È unito nel presente poi, perché le particelle, io non me ne intendo, ma penso che vivano nel presente, da quello che dicono gli scienziati, hanno fatto delle prove. Certo. Sì, siamo in un mondo magico, un mondo di fiaba. Appunto, è una siamo nel regno dell'illusione, siamo nel regno di Maya. Queste cose in questo mondo. Per esempio, noi crediamo di essere all'apice dei padroni della terra. Per loro, i più evoluti terrestri, sai quali sono? Gli aborigeni. Sono quelli meno condizionati. Più naturali. Non fanno guerre tra di loro, li stiamo rovinando piano piano, ma sono quelli che non si sono lasciati intaccare dall'uomo bianco e gli sciamani. Ci sono delle persone sulla terra che mi hanno detto che ci sono dei piccoli villaggi nell'Himalaya, nel Tibet, spersi di 20-30 persone, uomini e donne, che camminano tutti sulle acque. Ma la terra è fatta di queste cose che nessuno sa. Anche di queste cose. Anche di queste. E anche di delle vostre esperienze così meravigliose e così inusitate, sì, se vuoi, surreali. Sì. Ma comunque che sono durate anni, giusto? Voi siete rimasti all'interno del gruppo? Cinque anni.
5 anni e mezzo, qualche cosa, quasi 6, insomma. Non siamo stati a calcolare quando l'epoca è né di entrata né di uscita. Sono cose che... Sì, però l'epoca, su 5 anni e mezzo, 6 siamo stati. 5 anni e mezzo, 6. E le basi si trovavano dove? Dunque, avevano varie basi in Italia, poi ne avevano anche all'estero, ma non sapevamo dove. E in Italia ne aveva uno che andava da Ascoli Piceno fin quasi a Rimini. Cavolo. Per una larghezza di circa un terzo della lunghezza. Ok. La sotterranea. 40 km sotto il livello della terra, perché devono cercare certe falde, certe disponibilità, ecco, del terreno. E poi ce n'era una al centro del lago di Como, piccola, poi ce n'era una piccolissima fuori di Milano. Come si chiama? Cutiotto. Tutte le macerie della guerra le hanno radunate in un punto, e dopo l'hanno chiamato così. Ecco. E sotto c'era una piccola. Ecco. E poi c'erano degli altri gruppi di, come il nostro, contattati. In Russia, qualche cosa in Germania, qualche cosa in America. Anche in Italia qualcosa, ma noi l'abbiamo saputo dopo, adesso, 10 anni fa, 12 anni fa, da quando ci siamo esposti, perché prima io credevo che fosse l'unico gruppo nel mondo, per dire. Di Lucio Contrasieri. Ecco, invece, per esempio, abbiamo saputo dopo, ci hanno telefonato, che in Sicilia, a Catania, c'era un gruppetto di 4 persone e ricevevano da Sigir, cioè il nome a loro non l'hanno mai detto, però la voce che hanno sentito su internet, la voce di Sigir, era quella. E ricevevano delle... E chiedevano le stesse cose? Sì, Brescia, per esempio, Brescia era con noi, ma non era... Io non l'ho mai conosciuto Brescia, l'ho conosciuto dopo. Quando sono partiti, c'erano delle persone, ecco, però, così ci hanno detto loro, il gruppo più numeroso era quello italiano, il nostro, che era di 20 persone circa, gli altri erano gruppetti di 4-5 persone, e il nostro gruppo è durato parecchio, naturalmente quando è finito perché si è disgregato dal poco amore che avevamo anche tra di noi. Voi siete andati via prima. Un messaggio, se può interessarti, un messaggio di Sigir che io ho ricevuto attraverso una canalizzatrice della quale mi fido al 100%, non ricordo ancora le parole, e mi ha detto: ciao Gasparone, non rattristarti se tutto è finito come è finito, perché conoscendovi lo sapevamo che finiva. Però non sapevamo quanto avreste durato e per il tempo che avete durato è stato più che sufficiente perché il nostro compito avesse un valore positivo. Sì, e siamo serviti nonostante tutto. Nonostante tutto siamo serviti. Tanto è vero che io dopo, col mio carattere, dopo che mi ha salutato, dopo questo messaggio, ho pensato, ma sarà la verità o me l'ha detto per raccontare? Come contentino, perché io mi porto sempre dietro questa cosa che ho abbandonato, ho fallito qui là. Perché tu hai deciso di uscire con Prem, sì, voi due. Ma anche gli altri, un senso di colpa. Però voi siete usciti dopo appunto 5-6 anni, poi sì. Il gruppo è andato avanti. Sì, sì. Andato avanti a rotta di collo, ma è andato avanti. Sono usciti anche degli altri. Poi dopo sono entrati altre persone. Qualcuno è entrato ancora, sì. Io non voglio essere indiscreta, non voglio farti dire cose che magari non hai voglia di dire. Cosa puoi dirci del motivo per cui hai deciso di allontanarti dal gruppo? Il motivo che è molto triste, le cose tristi è meglio non raccontarle. Certo. È molto triste, però... Però capire, riguarda gli umani, non riguarda... Riguarda noi umani, ecco. Non c'era più fiducia. Certe persone nelle quali dovevo avere fiducia e l'avevo sempre avuta, è cominciato a mancarmi la fiducia per certi gesti, per certi comportamenti. Quando ho appurato che questi comportamenti non erano più quelli che dovevano essere,
ho trovato che stare dentro era una recita inutile. Però tu ti riferisci proprio al rapporto con appunto gli umani e non con i V56 o con gli alieni, loro non ti hanno deluso. No. Tutt'altro, tutt'altro. Anzi, li ho lasciati in un certo senso per essere sincero anche con loro, per non star dentro fingendo di credere a delle persone umane alle quali non credevo più. Se stavo dentro dovevo credere e fare quello che mi dicevo. Non credevo più, per onestà verso di loro me ne sono uscito, più che per tante ragioni. Una delle ragioni più importanti rispetto a loro doveva essere pulito. Tanto avrebbero saputo cosa c'era dentro di me, perché mi conoscevano, ci conoscevano più di noi stessi. Più di noi stessi. E ci hanno dato la prova di conoscerci. Per cui è inutile stare dentro fingendo e recitando. Vi siete mai chiesti da dove veniamo, dove stiamo andando? È giunto il momento della grande rivelazione. Ecco, volevo chiederti, io so che hai ricevuto un regalo nel momento in cui hai deciso di andare via. Sì, un regalo inatteso, incomprensibile. Almeno posso dare una spiegazione, ma è mia la spiegazione. E siamo curiosi di sapere la tua spiegazione. Perché avevo deciso, ero già uscito, dopo due giorni mi ha richiamato Bruno e dietro ordine di, me l'ha detto espressamente, mi ha regalato una scatola di metallo 50 cm per 50, alta 10 cm, piena di fotografie, di filmati. Audio delle loro voci, insomma di materiale piuttosto importante. Quindi questo Bruno, che era un po' il capo, no? Sì, del gruppo responsabile. Vostro responsabile, quello con cui poi è cominciata la cosa, è cominciata con lui, con lui e altre due persone contemporaneamente. Ok, che questi due altri erano anche quelli che avevano i rapporti più diretti con queste razze, sì, che entravano nelle basi, sì. Giusto? Uno era Giancarlo, sì, che era con noi, è stato con noi sempre, come Bruno, e l'altro era Giulio, che per le ragioni un po' lunghe da spiegare, viveva nel San Salvador. Dopo è andato via, ha dovuto andare via, e era un ingegnere minerario, che però è stato qui per 2-3 mesi, poi è ritornato in Salvador. E poi c'era anche uno di voi che stava spesso nelle basi, o viveva nelle basi, o sbaglio? Era Franco. Era il nipote di Bruno. Era il nipote di Bruno. La storia è cominciata diversamente. Dunque, dette in parole brevissime, questo Franco, un ragazzo di 10-11 anni, aveva fatto quei modellini di aeroplanini che volano teleguidati. Sì. E faceva delle acrobazie stupende sulla spiaggia di Pescara, era di Pescara lui, come Bruno, vivevano a Pescara, e c'è un certo Sauro di nome, che era impiegato in una ditta importante del pescarese, invece era uno di loro, era alto sui 2 metri, ma usciva, poteva essere confuso. 1,95, uh-huh. E lavorava in una ditta importante, ma come scusante, perché hanno una tecnologia che hanno la carta d'identità, tutto riscontrabile anche in comune, tutto. Possono confondersi con noi. Creando dei documenti. Sì, sì. E ha visto questo bambino che aveva fatto questo modellino così geniale. Sì. Ha detto, l'hai fatto tu, sì. Si sono messi a parlare e l'ha coltivato questo bambino fino a che aveva 15-16 anni. Ogni tanto si trovavano, cominciava a dirgli delle cose piano piano, e questo ragazzo ormai mi conosceva, nel momento gli ha detto tutto, l'ha portato nelle basi. Perché probabilmente era pronto anche animicamente per vivere con loro. Aveva fatto un percorso. Gli aveva insegnato la lingua,
andare sugli UFO, a guidarli anche. Sì. Vuoi un particolare divertente? Sì. A me piacciono le cose divertenti. Giusto. Modi barzelletti. Allora, quando ha avuto 20 anni, Franco ha ricevuto la visita, la cartolina della visita militare. Già. Me l'ha fatta vedere e dico, ma allora se devi andare in Italia come fai? Non puoi prendere le basi, cosa succede? E lui ridendo dice, no, sta pur tranquillo che alla visita militare mi scartano. Ti scartano, sei sanissimo. Allora ridendo ho tirato su la camicia, eravamo in estate, non aveva neanche la canottiera, niente. E mi ha detto, metti un'orecchia qui sul mio cuore. Ho messo un'orecchia sul cuore, non sono un dottore, però... tu del cuore me ne intendo. Lo senti il cuore? Sì. Ecco, senti adesso, aspetta 3 secondi. Lui ha fatto una certa ginnastica mentale e ho sentito il cuore che faceva tu. Esagero un po' per farti capire. Sì, una ritmia di quelle. Mi sono messo a ridere. Ho detto, sfido che ti scarti. Che ti scarti. E così l'hanno scartato. Ma pensa. Però è stato difficile per questa persona combinare la vita umana normale, tradizionale no, con mica quella. Tanto, no. Fino lui, a un certo punto. Lui stava bene là con loro, ci stava bene, perché poi la mamma e i parenti erano a Milano e lui invece era sotto le sotto. Sì, poi se ne fregavano di lui, lui aveva una scusa che lavorava. Poi c'era lo zio, c'era lo zio Bruno. Zio Bruno. Casomai era sempre a casa sua per i parenti. Poi ogni tanto, non so, faccio una media mia, così presso poco di quello che mi ricordo, una volta al mese usciva, sì. Stava con noi 3 o 4 giorni. E voi a chiedere sicuramente. Poi ci ha fatto dei disegni. Sì. Ci spiegava come erano le basi. Immagino. E quando il gruppo si è sciolto, lui cosa ha fatto? Lui è impazzito, ma non perché si è sciolto il gruppo. È impazzito per una storia triste, c'è di mezzo un amore... Difficile, un amore difficile. Beh, probabilmente comunque era sottoposto a delle pressioni psicologiche dovute a questa realtà diversa. Io ho conosciuto 2 persone che erano nelle basi. Cioè italiani terrestri, sì. Uno era lui e uno era un certo Zimmermann austriaco, che parlava un italiano scorretto ma comprensibile, col quale ho parlato, ed era insieme a Bruno nella stessa base con loro, insieme a Franco, ed è partito quando loro sono andati via. Sempre è andato via con loro, come avrebbe dovuto andare via anche Franco, se non impazzito. Volutamente, non è che l'hanno portato via, ha proprio voluto questo Zimmermann. Gli hanno chiesto di scegliere. Puoi venire con noi, vivere con noi. E lui ha preferito seguirli perché sulla terra. Non ha fatto testo croce. Poi loro non hanno obbligato ad andare via. No. Lasciano la libertà completa anche con noi, Ma cosa vi chiedevano di fare? Ma varie cose. La più frequente era, non so, Gasper, per favore, se puoi, questa notte vai sulla collina di Pineto, noi sapevamo qual era, dalle 5 alle 6, scusaci, sai, ma occorre proprio quell'ora lì. Ti ringraziamo tanto, oppure dalle 3 alle 4 del pomeriggio, oppure qualsiasi ora, per qualche ora, in varie località, e certe volte era molto agevole, certe volte ero a Milano, in pieno inverno, Gasperi, occorre la tua presenza a Pescara, non possiamo farne. Mi spostavo da Milano a Pescara. E una volta che arrivavi in questi luoghi, cosa facevi? Andavo sul posto indicato. Stavo lì e guardavo il cielo, le nuvole, il sole se era giorno, la luna se era notte. Una volta è successa una cosa molto strana e molto divertente. Si può dire in 3 minuti, te la vendo subito. Vendimela, la compro. Allora,
pieno giorno, pineto, piena estate, sole, sono appoggiato a un pino marittimo di quelli giganti e dovevo essere lì dalle 3 alle 4, arrivo lì alle 2 e mezzo, più prudente, con la mia radiolina e guardo sulla mia destra tutto l'Adriatico, sulla sinistra tutte le colline ondeggianti pescarese, qualche casolare e me la godo. E si accende la radiolina, la voce di Sigi, grazie Gaspio di essere venuto, come al solito ti ringrazio tanto della tua gentilezza, sei molto caro, so che vorresti essere nelle basi qui con noi per abbracciarci, ma non si può, ma tu non sai quanto invece io vorrei essere lì fuori da queste basi. Abbracciarti sotto quel bel cielo azzurro, appoggiato anch'io a quel pino, dove adesso sta arrivando quell'uccellino. E mentre parla io guardavo il cielo e vedo un passerotto che vola. E la voce di Sigi per radiolina mi dice, e che adesso farà un volo in giro all'albero. E l'uccellino fa un volo in giro al pino. E che adesso, fa la voce, si poserà su un ramo a pochi metri dalla tua testa e l'uccellino si ferma proprio a 2,5 metri su un ramo sulla mia testa e adesso fa la voce cinguetterà e l'uccellino cip cip e adesso smetterà di cinguettare e volerà verso il mare, come dice così smette di cinguettare e vola verso il mare. Telecomandato. E io mi sono messo a piangere. No, non so. Ho pianto. Non ho pianto quando ho visto i dischi volanti per l'appuntamento, ho pianto davanti all'uccellino. Perché ho pensato, se volessero farsi passare per Dio, lo farebbero e ci crederemmo. Invece ci hanno detto non siamo né perfetti né infallibili. Mannaggia. Onesto. Grande onestà. Sì. È interessante questa vostra esperienza perché spesso si hanno relazioni molto negative con gli alieni. Questo invece è un caso in cui il rapporto è stato bellissimo, bello e pulito e anche istruttivo, penso, per quelli che l'hanno vissuto. Molto più poetico, pieno di punti poetici, più di quello che si è a contatto con gli extraterrestri, UFO, base, no, pieno di poesie. Pieno di poesie. E di momenti toccanti come questo che ti ho detto, ma tanti, belli. Poi le loro parole quando ci parlavano erano parole d'amore, di affetto. Senti Gaspare, oggi come oggi siamo in un momento storico un po' strano, un po' particolare per le tante cose che stanno succedendo. E tu, dopo questa esperienza che hai avuto con il caso Amicizia, come vedi la situazione di oggi? Cosa ti aspetti tu? Io come temperamento sono sempre stato pessimista. Loro mi hanno insegnato e hanno forzato, forzati sforzi per essere ottimista, perché mandiamo in giro pensieri positivi che poi si concretizzano. Invece il pessimismo fa male anche a te che lo pensi, procura certo. Tensione, malattie, eccetera, eccetera. Per cui sforzandomi di essere ottimista un po' lo sono diventato e stando a quello che ho saputo attraverso canalizzatrici delle quali mi fido, penso che dovremmo passare ancora sotto qualche forca caudina di non poco conto. Però loro ci dicono sempre di essere positivi, di aver fiducia, si vede che insomma, perché, loro lo sanno, perché, anche perché il futuro penso che loro lo sappiano. Dunque, da quello che ho capito io, attraverso mica tanto mezze parole, ho capito, credo di aver capito abbastanza bene, la guerra non è la parola sbagliata, la lotta, è più appropriata la parola, la lotta, tra bene e male, perché appunto non è una guerra armata, è una guerra, una lotta psicologica, chiamala come vuoi. La lotta tra bene e male, parlo in maniera spiccia, grossolana, sì, tanto per capirci. Nella galassia è stata vinta la bene.
poi le ripercussioni sui vari pianeti si avranno a tempo debito. Quando saremo pronti? Quando sarà il momento giusto, questo bene che sta trionfando e dilagando arriverà anche sulla Terra sotto forma di un contatto che spero non traumatico quanto. Certo, io credo che... Consiglienti i nostri capi di Stato, quali saranno? Penso che l'insegnamento comunque del vostro gruppo, o che i V56, come li chiamate voi, vi hanno dato, è proprio la ricerca di raggiungere uno stato di armonia e di equilibrio. Quindi è proprio un equilibrio tra le parti, anche se vogliamo tra luce e ombra, tra bene e male. Accettare anche il negativo, anche se non ci piace, ma... No, esiste, senza esserne esiste, oppressi e schiacciati, che magari è quello che succede oggi, no? Ma sai, non per tutti. No, non per tutti. L'evoluzione animica di ognuno di loro e di loro che sono più evoluti di noi consiste nell'accettare, nel sopportare il prossimo che il nostro ego rifiuterebbe, di accettarlo, di capirlo. A un momento però il male... In altre dimensioni lo trascendiamo. Un Gesù ha trasceso il male, un Osho ha trasceso il male, un Sozan, un Mahavira è gente che ha trasceso il male, vive in un orgasmo cosmico, loro lo chiamano un orgasmo cosmico, vive solo nell'amore. Ma a un bel momento l'evoluzione spirituale porta, siccome il male e il bene è l'amore, Dio è amore, si è diviso in due, male e bene. Il male e il bene fanno parte dell'amore. Il male ci vuole, perché se non ci fosse il male, il bene non sarebbe niente. Sarebbe una cosa senza significato. Senza significato, perché non c'è l'opposto e non ci sarebbe la libera scelta. A bel momento l'evoluzione porta a trascendere anche il bene. Perché come è trasceso il male, arrivare all'unità. Arrivare all'unità e non vedi più il male e il bene, non dici più come è bello il bene e come è orrendo il male. Adesso lo diciamo perché occorre che il male ci appaia orrendo, ma a un bel momento diremo non come è bello il bene e come è brutto il male, ma diremo come è necessario il bene e come è necessario il male. Come è necessario. Tutte e due sono lo stesso piano. Sono i due opposti che danno la vita. E allora capiremo che la creazione, il divino, crea il bene e il male. Se non ci fosse il polo negativo, la luce elettrica non ci sarebbe. Ci vuole il negativo, se no non c'è la vita, non c'è la scelta. Se non ci fosse il maschio, non c'è movimento. Non ci sarebbe la vita. È tutto così. Per cui basta con la storia di questo diavolo. La creazione contempla bene e male. Assolutamente, però devono stare in equilibrio. E forse la grande lotta adesso è di ricreare un equilibrio che negli anni è stato un po' perso. E purtroppo tante persone non se ne accorgono. C'è una visione del mondo a volte falsata da un'opinione pubblica legata ai media, legata all'informazione, che non sempre dice esattamente come stanno le cose. No? C'è una coercizione. Non siamo più neanche alieni, siamo alienati. Loro non vogliono essere chiamati alieni, certo, vogliono essere chiamati extraterrestri, perché alieno non vuol dire extraterrestre, alieno vuol dire diverso da te. Certo, sì. Da cui alienato, eccetera, eccetera. Certo. Loro vogliono essere chiamati extraterrestri, fratelli, quello che vuoi. Ma alieno è una parola sbagliata, non vogliono essere chiamati. Poi noi ci sono anche i film, la fantascienza, gli alieni. Sì, mai sì. Ma non avete mai più provato ad accendere questa radiolina per vedere se per caso... Non c'ho neanche più la radiolina. Ah, non ce l'hai più, basta. L'ho persa in qualche trasloco. Tanto non funziona. Ma poi non ha, l'ho avuta, non... Magari sai in questo periodo così particolare, sai. No, tu. No. Beh, abbiamo una radio se vogliono. È vero, sì, ma poi si fanno sentire in altre maniere. Si fanno sentire attraverso piccoli fenomeni che succedono in casa, di oggetti che si spostano. Oppure raddoppiano. Oppure si raddoppiano.
cose. Senti, ma secondo... piccole cose sono divertenti. Saluti, secondo te... Ma soprattutto messaggi anche dai canalizzatori. Da canalizzatrici. Mm-hmm. Sono quasi tutte donne le canalizzatrici, quasi tutte donne. Anzi, quelle che conosciamo noi, che conosciamo 6 o 7, tutte donne. Sì, sono più ricettive. Sono più ricettive. La donna è più amore anche dell'uomo. La donna crea un bambino, crea poi lo educa, lo crea, gli dà il latte, lo crea lei nel suo ventre. Certo. E poi è proprio come essere, la donna è ricettiva e poi è più dolce, è più però amore dell'uomo. Nel vostro gruppo c'erano sia uomini che donne, no? Sì, ma non di molto. C'erano le mogli. C'erano le mogli. Ma non tutti, perché certi erano scapoli. Certi erano scapoli. Sì, sono stati 13 uomini e 7 donne. Sì, sì, sì. Però nessuna donna che vivesse sulle basi con loro, nelle basi. C'erano, ma non umane, non del vostro gruppo. No, comunque. No. Fra di loro, certo, qualche donna c'era. Sì. Senti, ma guarda che è una cosa strana quella dell'uomo. Ancora oggi, nel 2000 e rotti che siamo, ancora Sai Baba è un uomo, Osho è un uomo, Krishnamurti è un uomo, Gesù è un uomo, anche i maestri sono tutti uomini. Si capisce che l'uomo è ancora fondamentalmente maschilista e non accetta la guida di una donna. Guarda, di donne evolute. Perché sono estremamente pericolose. E io ne conosco una sola che mi ha fatto conoscere Osho, Sosan. Era una donna come Buddha, era un Buddha. Era un'illuminata, ha avuto 12-13 seguaci, stupenda, ma però la snobbavano. Tutti gli uomini, è un pianeta che ha bisogno ancora degli uomini. Eh sì, ma anche le donne penso che preferiscono un uomo come maestro, piuttosto che una donna come maestra. È un fatto psicologico. Sì. È un fatto culturale, legato a una cultura... fortemente patriarcale, che però adesso non è più tanto così, sta cambiando. Ti immagini arrivasse giù un'astronave, scendesse su un'astronave lunghe 10 km, arrivasse giù, scendo tutte donne e gli uomini dobbiamo dire tutte donne. Beh, per molti uomini non sarebbe male comunque, sì. Adesso dipende dal punto di vista. Senti, una cosa che poi non abbiamo finito di dire, a te è stata lasciata questa scatola quando ti sei allontanato dal gruppo, Sigir ti ha voluto lasciare questo materiale, secondo te perché a te? Guarda, con sincerità e la vera verità non te la so dire, pensiamo tutti noi, qualche canalizzatrice l'ha ventilato, me l'ha buttata lì, è che sapevano, come sapevano quando sarebbe, come sarebbe andata, ci conoscevano, un futuro non al 1000 per 1000, ma sì, però la grandine... solo per esperienza, sanno, se tanto mi dà tanto, sanno come vanno a finire le cose. Sapevano probabilmente che sarei stato l'unico che parlava, perché Emilio non voleva parlare, gli altri sono morti, Bruno Ghibaudi non vuole parlare, sapevano che l'unico che parlava ero io, allora mi hanno lasciato questo materiale, perché parlando il materiale non dice un granché, perché tutto può essere falsificato al giorno d'oggi. Certo. Non c'è niente che poi, questa fotografia è un pugnale. Beh, se c'è il rullino. Mamma, sì. Neanche io, guarda. Sì, si può. Bruno sempre. Ha fatto un film. Ha fatto un film. L'ha fatto vedere a dei suoi amici. Registi di Roma, di Cinecittà. Mm-hmm. Uno era detto anche ai trucchi cinematografici. Il film durava 3 minuti. Hanno guardato per mezz'ora. Guardato, riguardato, il rallentì qui là. E hanno detto, si vede questo disco, questa campagna, va dietro gli alberi, in lontananza. Hanno detto, si può fare un falso così? E loro hanno detto, tutto si può fare. Per fare un falso così, direbbe intanto dei trucchi di un trucchista
che fa manovrare il disco, ma è possibile. E poi occorrerebbe per certe profondità, per certe cose, una planimetria dei casolari, della campana che si vede, gli alberi, una planimetria come minimo di un 15 metri per 15 metri, precisa tutta, e una planimetria così, con tutti i trucchi, il personale per fare le cose, ti va fuori un miliardo. Però è possibile, ecco, capisci? Io faccio vedere uno del CICA, mi dice, hai speso un miliardo, ma è falso. Però tutto senti, ma cosa ti hanno spiegato per renderti sempre così attivo, così giovane, per fare in modo che con te il tempo non passi? Tu hai qualche segreto particolare? Tutti e due in realtà ce l'avete. Guarda, io vi conosco da un po', ma con voi il tempo va al contrario. Me l'hanno dato un po' loro, ma molto me l'ha dato Osho. Vivi leggera, in maniera leggera, allegro, divertiti, ridi, scherza, cerca di sorridere anche quando non c'è da sorridere, sii allegro, di buon umore. Positivo. Se sei nei casini, sappi che i casini ci sei messo tu, quei casini. Ecco, se ci sei, ci sei messo tu. Senza dare la colpa agli altri. Senza dare la colpa agli altri. Che di solito succede. Io non cerco altro. C'ho questo posto, queste montagne da guardare, abiti in un posto meraviglioso da raccontare. Bene, sto abbastanza bene. Sei super attivo ancora, fai ancora un sacco di conferenze, vero? Che ogni tanto prende. Il virus ci ha bloccato. Il virus vi ha bloccato perché vi ha bloccato a casa. Sì, però in quel senso, tanta gente qui. In quel senso vi ha bloccato. Sì, sì. Anche questo virus è tutto da vedere. Bravo, sì. In modo. Accettiamo, no, perché se le regole sono queste, usiamole, è inutile fare lo spavaldo. Se le regole sono che devi mettere la mascherina, metti la mascherina. Che però fa più male che bene. Sì, vabbè, però sai, è così. Brava, brava, brava. È così. Brava, sì, brava. Sì. E quando c'è l'aria aperta, specialmente. Ma anche questa cosa, certo, vediamo che finisca. Assolutamente, assolutamente. Poi le cose cambieranno. Noi abbiamo fiducia, perché gli amici ci dicono di essere positivi e di aver bene. Fiducia. Perciò... Secondo me tanta gente, avendo avuto il problema di dover stare a casa con il lockdown, eccetera, sì. Si è anche più interessata anche a questi argomenti. Ha riflettuto. Ha avuto modo di riflettere, ha avuto modo di fare delle considerazioni e di ascoltare magari un po' meno la solita narrativa, chiamiamola così, ufficiale. Sì. Una cosa poi è importante, che la gente ha capito quanto era bella la normalità. E tutto. E invece da quanto era bella la normalità. Chiamiamola, da non confondere normalità per la vita che si faceva tutte. Sì, ma anche la normalità. Anche quella era già bella in confronto. E comunque voi due siete due persone straordinarie che penso che possano proprio dimostrare come avere una visione un po' diversa della realtà e del mondo sia molto più che appagante. Ma è pieno di gente bella che sta crescendo. Sì. È vero. È pieno di gente che ha capito. In una fiaba, guarda, ha ragione la Tonini ha scritto un libro e loro gli hanno detto... state vivendo in un momento di fiaba. È vero, succedono delle cose straordinarie. È vero. Proprio che prima, io quando ero ragazza, mica succedevano le cose che succedono adesso e anche che succedono a noi. Ma no. Sì, sì, zero. Sì, questa fiaba da una parte viene pagato lo scotto perché vengono fuori anche delle cose drammatiche che sembrano più un film horror che una fiaba. Ci sono i due piatti. Ah, certo. Ci sono come lo che dicevamo prima. È l'ultimo colpo di coda è crudo, è crudele. Bravo. Sono forti gli ultimi colpi di coda. Però poi sono serzate. Però poi è passata la tempesta, come si dice. Poi c'è la rinascita. C'è la rinascita. Esatto. L'epoca d'oro è ventilata. Questa sì che sembra una fiaba. Beh, magari noi, io non la vivrò. Ma guarda, Gaspare, non ci giurerei. Non ci giurerei, no. Anche perché
potrebbero venire rilasciate a breve delle tecnologie che aiutano anche il corpo. E siccome tu mi sembri già bello sul pezzo, penso che nessuno possa indovinare se non lo sa quanti anni hai. Posso chiedertelo? Sì, sì. Quanti anni hai? 99. Ecco, quindi con questo penso che possiamo quasi chiudere. Non ti ho indietro gli anni come fanno le donne. Sono sincero. No. Anzi, a te non lo chiediamo, Prema. Non si dice, delle donne non si dice mai. Ma poi tu non sai fare. Non lo sai fare. No, infatti no. Comunque siete bellissimi e con un'energia veramente da persone giovani, ma giovani dentro. Quella voglia di vivere, di reagire alla vita. Aspetta, dico, ma come mai? Mentre sono giovane, ma fuori. Ma non è vero, siete due bellissime persone. Ma io devo molto a tutti, anche agli amici devo molto. Ma soprattutto sono riconoscente a Osho per certi indirizzi, per certe cose che mi ha fatto capire e per certe tecniche meditative che sono veramente efficaci, hanno cambiato. Certe tecniche meditative... Tu fai ancora meditazione? Fanno bene. Quando fanno abbiamo bene. Il tempo, sì. Tutti e due? Sì, sì. L'abbiamo fatto tanto, adesso abbiamo calato un po' perché... siamo con gli amici, tante cose. Sei troppo richiesto, siete troppo richiesti. Ma la vita è questa, è stare insieme, parlare. Adesso è così. Parlare. Condividere abbiamo questo messaggio. Tante... Poi dopo quando andate via, parliamo dietro le spalle. Eh? Subito. È la più divertente. Grande. Ma guarda che il divertimento terrestre è parlare male degli altri. La roba da pazzi, siamo fatti in una maniera. Ma su, mamma mia, ciao causa! Pisci. Siamo. Io non so come. Ci prendo ancora in considerazione, ma sono. Ma pensa alla pazienza che hanno questi esseri. Poverine. Sono qui da secoli con noi, roba da sberlotta. Vabbè, dai, c'è anche stato chi ha cercato di condizionarci negativamente. È vero. E quindi salviamo un po' anche questo povero essere umano che a volte è stato spinto e condizionato pesantemente, perché non solo queste entità hanno cercato di dare una mano, qualcun altro ha cercato di sfruttarlo, l'uomo. Però speriamo che adesso sia... Adesso arriverà il momento. Brava, momento del cambiamento. Del cambiamento, sì. Ci vorrà un po'. Sarà, non sarà repentino perché niente, boom, di colpo. Ma no, certo. Però la comprensione, ecco. Solo sapere che ci sono dei fratelli più evoluti, che ci hanno seguito, che sono qui per noi, già questo è un'apertura. Certo. È una responsabilità, come sono almeno per noi. Mentalmente. Solo almeno. Una riconoscenza. Dico, beh, facciamo qualche cosina perché... È commovente che insomma siano qui. Certo. Solo per riconoscenza. E poi con quello che vedono, è quello il brutto. Che vedono e credono ancora in noi. Osservano delle cose che sono terribili. Beh, perché sanno che l'uomo ha delle enormi potenzialità. Ecco. Le potenzialità sì, ecco, ci sono. Sì, ci sono. È un essere creativo, è un essere che in realtà... ha la possibilità di generare mondi e di essere tutto quello che vuole se non fosse stato condizionato e ridotto speriamo da che un tutto certo vada tipo bene, di cultura. Che la Terra si è autodistrutta 6 volte. No, ma adesso non penso che... Speriamo di no. Prem dice di no. Per cui non generiamo paura inutile, no. Perché quello porterebbe ancora più problemi. Certo. Sappiamo che c'è chi si nutre della paura, quindi non diamogli da mangiare. No. Da mangiare a quelli che si nutrono d'amore. Se ho capito qualche cosa, penso proprio di no. Penso... Va bene, senti, io vi ringrazio grazie tutti e due della bella chiacchierata. Grazie a te. Quando vuoi rinnovarla, quando vuoi tu. Come dici che stare con te per noi è una gioia, con te e con tua mamma. E per me anche è un grandissimo piacere. E con la Dea. Grazie mille. A te. Ciao. Ciao. Allora, ciao.